Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Cosa ho distrutto? Ho distrutto qualcosa? No, non ho distrutto niente. Signori, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati qui per una nuova avventura. Signori, oggi è Natale, oggi è domenica 25 dicembre, quindi auguri a tutti voi, alle vostre famiglie, di buon Natale. Spero che abbiate passato una buona vigilia e state trascorrendo un buon giorno di Natale. E vi ringrazio se qualcuno fa un salto a guardare questo video e lascia un bel commento. Signori, oggi è Natale e cosa andremo a fare? Come avrete capito dal titolo, andremo a fare una costruzione natalizia, ovvero andremo a fare un bel personaggio pupazzo di neve. Perché ho detto personaggio? Boh, non lo so. Un pupazzo di neve, signori, un pupazzo di neve natalizio. Avevo pensato di fare un albero di Natale, avevo pensato di fare un Babbo Natale, ma alla fine mi sono rotto le scatole. Ho detto facciamo una cosa semplice e facciamo un pupazzo di neve, signori. Dove lo andremo a fare il pupazzo di neve? Lo andremo a fare qua sopra, su questa montagnola. Lo faremo piccolino, non niente di esagerato. Niente di eccessivamente grosso, faremo una scalinata un poco meglio rispetto a questa qua che c'è attualmente, anzi cerchiamo di migliorarla già subito, così però se mi rompo tutta la scalinata così già perdiamo spazio per salire sopra, signori, questa cosa non è per niente buona. Facciamo una scalinata che poi andremo a migliorare, decisamente sì, non possiamo fare una cagata del genere, ma ci serve intanto per salire in maniera comoda e... Così, perfetto, ok, così potremo salire dal nostro altare del pupazzo di neve e qui, signori, andremo a spianare tutto. Tra l'altro mi è anche finita la pala, quindi andremo a spianare tutto. Preparerò tutti i materiali che ci servono, signori. Preparerò anche tutti i materiali che ci servono. Non sarà grandissimo, sarà piccolino, sarà fatto fondamentalmente di lana, neve e basta, di lana e neve. Penso che all'interno potremmo anche andarci a far crescere a costruire più che crescere un golem di quello da neve, un pupazzo di neve, così avremo la neve infinita. E niente, signori, detto questo, che vi posso dire? Io direi, visto che stiamo perdendo anche il piccone, di fare un breve taglio, così non vi annoio con questi lavori di costruzione. Un breve taglio, spiano tutto qui, prendo giusto un attimino le misure, vado a preparare tutto il materiale che ci serve per questa costruzione del nostro bellissimo personaggio, del nostro bellissimo pupazzo di neve, e ci vediamo nuovamente qui sul canale per continuare l'avventura, signori. Ok, signori, siamo tornati. Ho spianato tutto e ho fatto la prima base del nostro pupazzo di neve, che ovviamente non sarà di terra, ma mi serviva per prendere le misure. Potete vedere che nell'inventario in questo momento abbiamo tutte le palle di neve, come se non ci fosse un domani. Ne possiamo fare 49. Mi basteranno mai nella vita 49 palle di neve? Mi sa di no, quindi ci vorranno altri tagli in questo video per andare a sostituire tutte queste, per andare a recuperare altra neve, perché mi sa che 49 noi non ci facciamo assolutamente niente. Iniziamo a fare il primo giro, quindi sono 3. Lo faremo così, signori, una prima base di 3. Poi leviamo allora tutta questa terra che mi è servita semplicemente come riferimento, la recuperiamo tutta. Abbiamo preso le misure giuste, sono a 100 della zona che abbiamo spianato e vediamo un attimino di completare al giro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi lasciamo uno e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanti cazzo ne ha contati? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, e l'altro lo partiamo da qua. Perfetto, 1, 2, 3, dovremmo arrivare a pelo, perfetto, sì, diciamo che l'ho fatto un po' più grande rispetto alle dimensioni che doveva avere secondo il progetto, quindi effettivamente non mi basteranno mai questi blocchi di neve, ma là abbiamo neve infinita, signori, come se non ci fosse un domani. Qui potremmo lasciare una porticina aperta per fare il golem al centro, quello di neve, e così riuscire ad ottenere anche neve infinita successivamente. Continuiamo col secondo giro, signori. L'unica differenza rispetto al giro precedente è che andiamo a chiudere pure l'angolo che avevamo lasciato libero. Quindi facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, e infatti i blocchi non mi bastano neanche per finire il secondo giro del pupazzo di neve, signori. Ottimo, quando si dice l'organizzazione, quella fatta proprio bene. Perfetto, abbiamo già finito la neve, signori, abbiamo già finito la neve. Ci serve neve come se non ci fosse un domani, come se piovesse, signori, neve come se piovesse. Quindi rapido taglio, altro taglio in questo video, recupero, smantello tutta quella montagna di là, signori, perché ci serviranno blocchi e blocchi di neve come se non ci fosse un domani. Riesco a passare di qua senza dover fare il giro tutto largo? Sì, perfetto, signori, altro taglio, recupero la neve e ci vediamo
Mi sa che di qua però non posso più passare. Dobbiamo lanciarci nel vuoto. Salto lungo. Perfetto. Signori, taglio. Ci vediamo dopo. Ok, signori, dopo aver sventrato mezza montagna praticamente, e forse basteranno, forse no, forse sì, non si sa, ma abbiamo passato tutta la notte a raccogliere neve, signori, sono avvilito. Non so, effettivamente abbiamo fatto 3 stack sicuro da 64, più qualche altra cosina che vediamo se intanto riusciremo a completare con questo e non dover andare nuovamente a cercare altra neve, perché potrei veramente... Lanciamoci! Ho avuto paura di morire malissimo, signori, però per fortuna ci è finita bene. E vediamo se con questi stack che ci siamo riusciti a portare al canone riusciamo a completare sto pupazzo di neve e augurarci un buon Natale tutti quanti insieme. Cosa bellissima, che per voi i video durano pochi minuti, per noi, o quantomeno anche per i creatori, diciamo. Ci vogliono anni e anni di pazienza. Allora, signori, io direi questa qua che in più la mettiamo da parte. Ne male che vada, cercheremo di abbiamo qualcosa da poter utilizzare dopo. Questa non ci serve più, la crafting table la possiamo mettere di qua. Ci serve questa, la mettiamo qua. Come potete vedere, non ho più neanche la pala perché ne ho distrutte, non so neanche io quante. Allora, abbiamo 3 stack da 64, sì, non so perché me l'ha diviso, però va bene. Continuiamo, riprendiamo la nostra costruzione del pupazzo di neve, signori, avviliti come mai. Ok, e qui ci siamo arrivati, bello, scemo. Devo metterne uno però qua a terra, così potevamo... Dovevo salire prima, mannaggia a me e a queste complicazioni tecnico-tattiche. Allora, fai così e saliamo. Perfetto, signori. Continuiamo il nostro giro del pupazzo, che questa volta faremo penso 3 giri completi del pupazzo, così a grandezza giusta. Poi vedremo un attimino come che forma prende, se ci sta oppure no. Ok, dai, andiamo. Giustamente ci vuole un pochino di tempo per fare questo bellissimo pupaccio di neve, ma noi ci divertiamo con poco, signori. Ok, io direi di fare un altro giro, che secondo me ci sta, e poi il giro ancora superiore lo andremo a riaccorciare, così andremo a fare tipo il collo, andando a accorciare nuovamente. Dai, intanto con uno stack siamo riusciti a fare quasi tutto il corpo di sto pupazzo di neve. Stava a casca male. Ok, così. Sì, però la me lo devi mettere pure. Perfetto, qui e qui saliamo. Ok, e io penso che siamo degli scemi perché ora questa neve la perdiamo. Mannaggia. L'ultimo giro lo andremo a fare levando l'ultimo l'angolo, come abbiamo fatto la base, signori. Sarà un po' sformo? Forse sì, forse no, ma chi se ne frega, signori. Le nostre cose nelle nostre serie sono sempre bruttine, quindi accontentiamoci di quello che viene senza farci troppe domande. Così, perfetto. Sta a cascare? Sì, stava a cascare male. Iniziamo anche un attimino a chiudere, signori, perché qua mo stanno a finire nuovamente i blocchi di neve e potrei tirarla male. Ma vedremo di fare i bravi bambini. Ok, e qui ci siamo. Ok, e il corpo del nostro personaggio, del nostro pupazzo di neve, è fatto. La parte interna io andrei a chiudere tutta con la terra, signori, perché se dobbiamo mettere la neve pure qua dentro ci perdiamo di casa. Quindi, che tra l'altro questa terra non mi basterà mai nella vita, quindi facciamo semplicemente il giro più stretto, il giro più stretto, così da non cascare giù e riuscire poi a fare anche il pezzo di sopra. Ok, così, perfetto. Poi un giorno lo chiuderemo tutto questa zona di qui. Ok, signori, a questo punto noi dobbiamo semplicemente andare a fare un altro giro tipo così, andandoci sempre a chiudere un primo giro senza mettere nell'angolo, quindi facciamo così. Tacchiti, senza mettere l'angolino di qua, perfetto. Poi il giro superiore lo andiamo a fare invece andando a mettere proprio l'angolino. L'angolino lo mettiamo di qui, perfetto. E in retromarcia senza cascare, perché sennò ci famo male, andiamo a fare
Ma penso che con 64 blocchi dovrei riuscire a fare, giusto? Cioè, siamo riusciti a fare tutto il corpo. Dico, penso che con 64 blocchi riusciamo a fare questi ultimi pezzettini che ci servono. Allora, questo noi lo dobbiamo salire di un altro, sì, un altro giro. Poi andremo a chiudere con un altro, dai, è così. Sì, penso che ce la facciamo, signori. Dai, dai, ce la facciamo. È più stretto qui, è più stretto. Dobbiamo semplicemente sperare. Abbiamo pure qualche altro blocco di neve per andare a metterlo eventualmente. Eventualmente non ci dovesse bastare, ma penso che ce la facciamo. Penso. L'ultimo giro io direi di andarlo a fare così. Sì. Ancora più in alto no, signori. Sennò poi diventa veramente sproporzionato il nostro pupazzo di neve. Vedete se mi mancano pochi blocchi. No, forse sono giusti precisi, signori. Forse sono giusti precisi. Siamo fortunati, siamo fortunati. Ok, fortunati, signori. Ok. Perfetto, perfetto. Il problema è che ora dovevamo portarci. Dovevamo portarci tutta la lana, sì. Ma porca miseria. Ma dobbiamo riuscire a tornare giù. Dobbiamo riuscire a tornare giù e poi risalire su. Ah, che cose complicate. Allora, scendiamo facendoci malissimo, lo sapevo preciso, perfetto. E qui noi abbiamo dell'altra neve, va bene. Abbiamo della lana che mo ci serve. Leviamo questa neve che però non ci serve. Prendiamo anche tutti i colori, signori. Voi direte, a che ti servono tutti i colori? Ma mi servono, perché allora, questo lo facciamo diventare tutto. No, 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 perfetto. Questo tutto colore blu. Questo tutto colore arancione, perfetto. Ma sì, il giallo lo facciamo diventare tutto giallo. Il rosso lo facciamo diventare tutto colorante rosso. E il verde mi dovrebbe servire pure. Il verde però, no, il verde lo dovevo cuocere. Va bene, è il verde, è il verde, è il verde, il verde lo piazzeremo così, signori. Facciamo i due bottoni, li faremo. Ma porca miseria, il verde lo dobbiamo cuocere. Rapido taglio, signori, rapido taglio. Ok, signori, abbiamo recuperato. Dai, dai, si camuffa fra le nuvole, non si vede benissimo, però va bene, è simpatico, è carino e coccoloso. Allora, abbiamo tutti i nostri blocchi. Vediamo un attimino di riuscire a posizionarli nella maniera giusta. Poi off camera farò giustamente la scaletta per stare qua sopra che vista così è una mezza cagata. Però poi la sistemeremo bene, signori. Allora, siamo saliti qua. Dobbiamo salire qui sopra. Intanto per chiudere questo giro con questa terra che ci siamo portati da casa nostra. Perché? Perché adesso dobbiamo fare il cappello, signori. Che pupazzo di neve senza cappello? Il cappello lo andremo a fare. Facciamo un primo giro giallo. A noi piacciono le cose colorate, signori. Le cose non colorate a noi non piacciono. Questo però non doveva stare qua. Ok. Forse però tutti questi blocchi non mi bastano. Quindi allora facciamo una cosa, signori. Facciamo intanto per farlo vedere dall'alto. Ecco, facciamo così per farlo vedere. Per farlo vedere. Ci facciamo un giro verde. Un cappello buffo, signori. Un pupazzo di neve con un cappello buffo. Ci sta. Poi magari lo completo off camera, signori. E un altro giro giallo. Così, proprio senza senso, senza il minimo senso praticamente. E perfetto, mi sono finiti i blocchi, mannaggia a me e a chi non me lo dice pure. Recuperi questo blocco di qua, perfetto. Dove mi mancava? Ok, mi manca qua, signori. Quindi poi lo completeremo un attimino off camera. Scendiamo di qui sotto. Così, perfetto. E noi dove dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a fare due buchi dove dobbiamo andare a mettere gli occhi, che li andiamo a mettere uno qui e uno qui. Perfetto, così. Qui ci andremo a mettere il naso che non ho fatto, quindi andiamo a fare il naso. Mi sono scordato di fare il naso al nostro pupazzo di neve. Uno e due, perfetto. Due blocchicini li mettiamo. Li volevamo mettere lì, ma non ci siamo riusciti. Quindi risaliamo e li mettiamo uno. Ah, che cazzarola fai? Ah, facciamo uno e due, perfetto. Poi scendiamo con tutta questa terra di qua, la andiamo a levare, signori. E con i due pezzi di lana rossi, io poi intanto lo sistemo off camera, signori, promesso.
con i due pezzi di lana rossi facciamo un bottone qui e un bottone dove? No, abbiamo sbagliato, signori. Dobbiamo fare un bottone qui così e un bottone qui. E però mi sono perso, ah ecco, sono riuscito a recuperarlo, meno male, perché sennò avrei potuto sbraitare male. Ok signori, il nostro personaggio, il nostro pupazzo di neve completo, brutto come pochi, però signori, per Natale questo è altro, dai, ci sta, lo possiamo migliorare, lo possiamo decisamente migliorare, ma mi piace tantissimo signori il nostro pupazzo di neve. Spettacolo. Signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per la pazienza, vi ringrazio per i like, per i commenti e per i suggerimenti. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul canale, e vi auguro a tutti voi, per la vostra famiglia, ai vostri cari, tanti auguri di buon Natale, signori. Ciao, ciao ragazzi.